amico, bentornato con un nuovo appuntamento col paranormale. I video di oggi sono davvero terrificanti. Prima di cominciare, voglio ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare. Cominciamo. Nel primo video, un uomo riprende alcuni fenomeni paranormali che accadono proprio in casa sua. L'uomo registra tutto e posta questi video su TikTok. Questo è ciò che ha filmato. Siempre se escucha como que golpean, pegan. Siempre es de ese cuartito de allá. Ve. Una telecamera di sicurezza cattura questo evento spaventoso. All'improvviso sbuca fuori questa ragazza, dall'aspetto molto strano. Le braccia sembrano contorte e, guardando le riprese più da vicino, si nota qualcosa di spaventoso sul volto della ragazza. Le immagini mostrano questa ragazza dal viso pallido, con gli occhi completamente bianchi. Sembra che non si renda conto nemmeno dove si trovi. A me sembra un caso di possessione demoniaca. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. Il video seguente è stato realizzato da un uomo che si trovava vicino a una chiesa abbandonata. L'uomo si avvicina alla porta della chiesa e nota una piccola fessura. Da quella fessura tenta di fare qualche ripresa con la telecamera. E ciò che riprende è davvero spaventoso. Questo è ciò che è stato filmato. Una giovane ragazza è perseguitata da uno spirito maligno. Nonostante i molti tentativi della ragazza di cacciarlo, sembra che lo spirito non ne voglia sapere di andarsene. Una sera, mentre la ragazza era sola in casa, sente degli strani rumori provenire da una stanza. La ragazza va verso la stanza e riprende tutto con la sua telecamera. E questo è ciò che ha filmato. La giovane va verso la stanza dove provengono quegli strani rumori ed è proprio lì che nota una testa. La stessa si retrae dopo pochi secondi. Ciò basta per terrorizzare a morte la ragazza, che urla e fugge via. Un investigatore del paranormale entra in una casa abbandonata. Iniziate le riprese, nota subito qualcosa di strano. Mettendo a fuoco con la telecamera a quel punto, nota qualcosa di spaventoso che lo terrorizzerà a morte, facendolo fuggire da quel posto. Questo è ciò che è stato filmato. Mentre l'uomo riprendeva una stanza, dalla stessa si vede sbucare fuori questa figura tutta bianca, dall'aspetto femminile. Dalle immagini si nota lo spirito che corre verso l'uomo. Lo stesso si spaventa e, terrorizzato, fugge immediatamente. Secondo voi potrebbe essere veramente uno spirito
che voleva cacciare quell'uomo, oppure lo scherzo di qualcuno che voleva solo prendersi gioco di quella persona. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ragazzi. Un esploratore urbano si trova davanti a una casa abbandonata. A un certo punto nota qualcosa che si muove all'interno. L'uomo incuriosito scende dal mezzo e incomincia a filmare il tutto con la sua telecamera. Questo è ciò che è stato registrato. Smello. Smello. Bismillah. 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 Hey! A'udhu billah! A'udhu billah! Appena sceso dal mezzo, l'uomo riprende lo stabile, non accorgendosi che qualcosa o qualcuno lo sta osservando. L'esploratore sembra che in quel momento non noti quella testa. Ma poi, spostandosi più in avanti, l'uomo nota un'altra finestra e dal soffitto vede sbucar fuori di nuovo quella testa. L'esploratore si spaventa a morte, allo stesso tempo capisce che ha a che fare con qualcosa di maligno e incomincia a pregare. L'uomo tenta di riprendere il controllo. Girando poi l'angolo della casa, nota un'altra finestra e proprio da lì, di nuovo, l'entità si mostra all'uomo, mostrando questa testa nera che continua ad osservarlo. L'uomo a quel punto perde il controllo e comincia ad urlare. Nello stesso istante si sente un urlo provenire da quello stabile. Un urlo non umano che terrorizza a morte l'uomo, che non può fare altro che ritornare al mezzo e fuggire via. Bismillah. Ehi! A'udhu billah! A'udhu billah! Ehi! L'ultimo filmato viene dalla Colombia e è stato registrato da questo papà mentre parlava con la propria figlia. La conversazione viene subito interrotta perché il padre della piccola nota qualcosa di strano apparire dietro il divano. L'uomo si alza e va subito a controllare, ma una volta lì non trova più nulla. Filmati davvero terrificanti, soprattutto per chi vive quei momenti, logicamente. Questi filmati mi insegnano tante cose. Una cosa in particolare è che quando una persona va a caccia di fantasmi, si deve aspettare di tutto, anche cose del genere. Bene ragazzi, il video finisce qui. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao!